Si è insediato l'Osservatorio regionale della legalità, istituito con una legge del 2015. Nel 2021 le sue funzioni sono state ampliate. Ha un compito molto importante, lo presiede Don Andrea Bigalli. Ci sono 3 consiglieri regionali oltre al presidente, 2 sindaci e altre personalità. La Commissione Sanità ha cominciato i suoi incontri sul territorio, nei luoghi della salute, prime tappe Grosseto e Massa Marittima, che hanno consentito di evidenziare cose positive e criticità. Approfondiremo alcuni temi anticipati già la settimana scorsa in Regionando, in particolare parleremo di ambiente e dell'emergenza idrica nella nostra regione, che ci ha colpito l'estate scorsa e ancora sta provocando conseguenze forti, soprattutto in agricoltura. Se ne è discusso a lungo nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Empoli e Arezzo diventano le città del Natale e presentano le loro meraviglie in Consiglio regionale, dove nei giorni scorsi è stato assegnato il gonfalone d'argento a Francesco Menichetti, medico che a Cisanello è stato in prima linea nella lotta al Covid. L'Osservatorio della legalità venne istituito con una legge regionale dell'aprile 2015, una delle ultime prima delle votazioni che avvennero il mese successivo. Leggiamo all'articolo 1 che il suo obiettivo è quello di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione per la popolazione, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche. Nel 2021, a settembre, con una nuova legge, le competenze si sono allargate e dovrà analizzare le cause principali dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione, del riciclaggio. Sono state definite anche le competenze del comitato di indirizzo. Insomma, si sono create tutte le condizioni perché questa esperienza partisse davvero dopo diversi anni. È una scelta che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, neanche in questa legislatura. Poi non si è riuscito mai a dare gambe. Io, non appena eletto Presidente del Consiglio regionale, dissi che volevo che partisse formalmente. Ci è voluto un po', le forze politiche si sono dovute trovare per cercare la soluzione migliore. Io sono convinto che Don Andrea Bigalli saprà rappresentare tutti, saprà rappresentare i cittadini e le cittadine della Toscana, e noi faremo un lavoro importante, attento. La Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia, quella della legalità, che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali, che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia. Un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'osservatorio. Saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità, faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni, a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo. Il comitato di indirizzo è qui, lo presiede Andrea Bigalli, sacerdote, storico referente di Libera in Toscana, molto impegnato nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà anche di volta in volta saranno convocate, in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. Quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo. Oltre al presidente Mazzeo ne fanno parte altri 3 consiglieri regionali, Jacopo Melio, Valentina Mercanti e Luciana Bartolini. Poi ci sono i sindaci Gabriele Berni, Monteroni d'Arbia e Sara D'Ambrosio, Alto Pascio, l'assessore di Prato, Ilaria Santi, Liuba Ghidotti dell'Anci e Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto. Bartolini è una voce dell'opposizione. Ecco le sue parole. Sono contenta di farne parte perché la legalità è il punto più importante per tutti noi, dentro o fuori dal palazzo. Questo osservatorio, vedremo se potrà avere delle cose concrete da proporre, penso di sì, visto tutte le persone che ne fanno parte, e quindi cercheremo tutti di contribuire in modo che la Toscana riesca veramente a combattere tutte queste
diciamo, mafie che ci abbiamo. Io vengo da un territorio, Masse e Cozzile, dove ci sono diversi beni confiscati alle mafie. Fu addirittura, mi sembra, nel lontano 86 il primo comune dove fu confiscato un bene alla mafia. L'iniziativa era stata annunciata nei nostri telegiornali e in Regionando la settimana scorsa. La Commissione Sanità e Sociale del Consiglio regionale si mette in moto e visita tutti i luoghi significativi della salute nella nostra regione. Le prime tappe sono a Grosseto e Massa Marittima. Com'è andata? Ecco il Presidente. Ci importava dare un messaggio di un lavoro che la Commissione vorremmo continuasse a fare non in maniera episodica, cioè accanto al lavoro in Commissione, nel Palazzo, accanto all'analisi dei dati, le audizioni che facciamo costantemente al lavoro ordinario, per fare il lavoro di indirizzo, controllo e anche legislativo e programmatorio, andare nei luoghi dove si organizza la sanità, incontrare i professionisti, lo riteniamo sia assolutamente essenziale. Qui a Grosseto si confermano due elementi importanti: l'importanza degli investimenti, dove si è investito in strutture, in tecnologia, vediamo la differenza, abbiamo visto il laboratorio, abbiamo visto il padiglione nuovo, sono assolutamente fondamentale, e poi l'importanza dei professionisti, dove ci sono professionisti validi, capaci, motivati, che riescano a attirare anche ulteriori professionisti sul territorio. Noi abbiamo una sanità d'eccellenza. Poi dall'incontro con i professionisti, migliorare l'SPDC, garantire ulteriori investimenti sul territorio di Grosseto, altri aspetti sulla parte di organizzazione territoriale, mi pare ci siano importanti azioni sulla quale poter lavorare, però insomma, ecco, il quadro mi pare sia davvero un quadro importante e confortante. Il vicepresidente della Commissione è un consigliere di Grosseto che è anche medico, Andrea Ulmi. La prima volta è andata bene, nel senso che questo incontro territoriale organizzato dalla Commissione sta mettendo in ordine varie cose che si sapevano ma per pochi. Sicuramente sono posti periferici rispetto a quella che è la regione toscana e i suoi hub universitari. Comunque, a partire da certe realtà abbiamo sicuramente persone molto importanti. Resta la carenza assoluta di personale. Speriamo che con il PNRR si riesca, oltre che a fare una costruzione fisica delle case di comunità, si possano mettere dentro anche le persone e i professionisti adeguati. L'utilità di questa visita è messa in evidenza anche dal capogruppo del Partito Democratico. Sono 5 in totale i consiglieri del suo gruppo presenti qui. Noi come Commissione abbiamo fatto un lungo percorso, l'abbiamo fatto anche durante il Covid, che è quello che abbiamo definito come gli stati generali della salute. Abbiamo audito tantissime persone rappresentative di una qualche entità, di una qualche associazione, professionisti, sindacalisti, operatori, volontariato, che è prezioso per quanto riguarda il nostro sistema sanitario. E poi abbiamo approvato una risoluzione dando delle indicazioni precise per quanto riguarda quella che dovrà essere la sanità del futuro in Toscana, con un rafforzamento della sanità territoriale, ma anche un rafforzamento che è possibile, lo stiamo vedendo anche qui questa mattina, attraverso le risorse del PNRR, che consentono di fare investimenti importanti in tecnologia, che uniti a delle eccellenze professionali che abbiamo potuto verificare, possono veramente dare delle risposte importanti. Le prossime tappe della Commissione saranno a Pisa a fine mese e a Firenze a metà dicembre. All'inizio del nuovo anno gli incontri proseguiranno nelle altre realtà. In questa doppia visita, intanto, all'ospedale della Misericordia di Grosseto e al Sant'Andrea di Massa Marittima, emergono alcune necessità: fare più investimenti e aumentare il personale, come abbiamo sentito, e molti aspetti positivi che evidenzia il direttore generale dell'azienda sanitaria. Grosseto e la realtà sanitaria di Grosseto ha sicuramente dei punti di forza, una importante pronto soccorso, importante chirurgia, quindi sicuramente la realtà sanitaria di Grosseto è importante. È chiaro che ci sono anche delle difficoltà legate al fatto che è un territorio esteso,
con una popolazione che cambia nel corso dell'anno e con una densità di popolazione che è diversamente rappresentata sul territorio. Questo rende sicuramente più difficile, più complesso e ha bisogno di più risorse l'erogazione dei servizi sanitari. Non è la stessa cosa fare assistenza domiciliare in un contesto urbano rispetto a farlo in una zona come quella della Miata Grossetana o come quella delle colline metallifere. Torniamo alle sedute dell'8 e 9 novembre del Consiglio regionale, caratterizzate soprattutto dall'istituzione della figura dello psicologo di base in Toscana per tutti i cittadini, a fianco del medico e del pediatra. Si è discusso però anche di ambiente e dell'emergenza idrica che sta flagellando l'Italia e la Toscana. L'intervento in aula è stato dell'assessore Mondi. Cosa ha detto? Gli invasi sono molto al di sotto dei livelli ottimali e solo piogge sopra la media di qui a maggio potranno scongiurare una nuova crisi nel 2023. Mondi ha anche ricordato le decisioni principali della Giunta che nel periodo di massima crisi ai primi di luglio ha deliberato lo stato di emergenza riconosciuto a settembre dal governo che poi ha stanziato più di 4 milioni. Ora si lavora ad una semplificazione delle norme per realizzare gli invasi agricoli. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che contenendo l'acqua ci consentono di affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo e oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal governo nella dichiarazione di stato di siccità all'inizio di agosto. Questo è stato un risultato positivo, ricordo sui giornali veniva ma come mai nella pianura padana cinque regioni hanno ottenuto risorse, nel centro Italia non è avvenuto così. Ecco, nelle settimane successive in realtà quello che sono state le esigenze che abbiamo documentato e che portarono anche in Toscana lo stato di calamità da un punto di vista regionale e poi la richiesta dello stato di emergenza a livello nazionale hanno trovato soddisfazione. Il dibattito è articolato e vivace e coinvolge naturalmente tutti i gruppi. Abbiamo chiesto un'attenzione particolare alla questione risorsa acqua in rapporto all'agricoltura. L'agricoltura ha chiaramente come fondamento la risorsa idrica, ma allo stesso tempo mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa, gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto anche all'assessore Saccardi di orientare le risorse del piano di sviluppo rurale che sono in previsione per i prossimi anni, molto per sostenere la realizzazione di opere che permettano alla nostra agricoltura di avere acqua e di non appunto sprecarla in nessun modo. Sulla destinazione delle risorse arrivate da Roma il confronto è serrato. Andranno per opere più o meno ordinarie, dalle autobotti al miglioramento e al recupero di alcuni pozzi di attingimento, senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua, ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana ammonta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa, il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite, dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Monte d'Oglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse che potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua, soprattutto alla Toscana del Sud, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità, fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. I dati parlano chiaro, di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per la gestione dell'emergenza idrica, metà sono andati a spostare autobotti di acqua da una parte all'altra della Toscana, con tutte le considerazioni che possono essere fatte. L'altra metà sono andate a interventi di natura ordinaria. E questo cosa significa? Che la Regione, non da questa legislatura, ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni. E questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Le opposizioni in generale sono critiche. Io a marzo scorso avevo già presentato un primo atto
non considerato dalla maggioranza, dove già all'epoca tenevo a due temi: al fatto che dovevamo dichiarare lo stato di emergenza, perché già a marzo le associazioni di categoria, gli agricoltori ci dicevano che il rischio di siccità era alto. Il secondo punto era quello che già all'epoca chiedevo l'intervento, un'analisi su progetti di bacini di accumulo. Siamo a novembre, finalmente la giunta regionale, la maggioranza guida PD, ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta, dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo, lo stato di emergenza, ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando, i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. Crisi idrica, si parla di 4.300.000 euro che sono arrivati in Toscana per fronteggiare questa criticità. Ciò che manca però, a nostro avviso, è la parola investimenti. Noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale. Investimenti strutturali, programmazione, sono queste diciamo, le sfide che attendono la Toscana, delle quali si sente poco parlare. Continuiamo a parlare di opere importanti, che però sono opere che ormai risalgono nei decenni, si parla sempre di bilancino. Ecco, il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana, che però non vediamo. Per la maggioranza interviene anche il capogruppo di Italia Viva. La crisi idrica, al pari della crisi energetica, è una tra le grandi emergenze che siamo chiamati a gestire in questa fase legislativa del governo della Regione Toscana. Bene le risorse arrivate dal governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare opere pubbliche, e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte, ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorzi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. Nei giorni successivi, in attesa della prossima seduta, i consiglieri sono stati impegnati nel lavoro delle commissioni. Ecco cosa è emerso in sintesi. La Commissione Sviluppo Economico ha detto sì ad una proposta di legge unificata, erano tre diverse all'origine, per permettere a persone fisiche o giuridiche, imprese, attività commerciali ed enti locali a determinate condizioni di riuscire a costituire comunità energetiche rinnovabili. Sì anche ad una proposta di legge per favorire l'agricoltura sociale. In Commissione Territorio e Ambiente si dà l'ok al bilancio preventivo economico 2022-2024 dell'ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Aumenta di un sesto il valore della produzione, che ammonta ora a circa 5 milioni e mezzo, grazie al contributo maggiore della regione e ai ricavi più alti dalle attività commerciali. Esaminato e approvato anche il bilancio del Parco della Maremma, anche in questo caso aumenta la produzione e se ne discuterà comunque in aula nei prossimi giorni. Per la Toscana stridono i risultati del bando nazionale per i progetti di rigenerazione urbana. Nessun comune della nostra regione infatti è entrato nella graduatoria di progetti finanziabili. Ora si chiede alla Giunta, con un atto della Commissione per le aree interne, che spinga davvero Governo e Parlamento a rifinanziare il bando, consentendo così di allargare il numero dei beneficiari. La stessa commissione ha affrontato con i dirigenti di ABI, l'associazione delle banche, il problema dello smantellamento di agenzie, sportelli e servizi bancari e ha ricevuto rassicurazioni da Poste Italiane sulla riapertura pomeridiana dell'ufficio postale di Volterra. Tutte le commissioni hanno cominciato a esaminare anche il testo della nuova importante variazione del bilancio regionale. Sarà la terza.
Ripartiamo dal Covid, i numeri non diminuiscono di molto nella nostra regione, anche se la pressione sugli ospedali è molto ridotta. Nella fase più critica, un centro di riferimento era certo quello di malattie infettive dell'ospedale di Pisa. Lo dirigeva Francesco Menichetti che, come abbiamo già visto nei nostri telegiornali, è stato insignito del gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento dell'Assemblea regionale. Questo è un premio alle sue qualità scientifiche, alle sue qualità mediche, alla sua capacità di saper essere vicino al paziente facendo ricerca di altissimo profilo. Uno di quei professionisti che quando vanno in pensione mancano e la sua mancanza si sente al sistema sanitario. Sono orgoglioso di farlo qui, oggi in Consiglio regionale, anche perché questo riconoscimento è anche un riconoscimento che noi vogliamo dare, oltre che a lui, ai tanti professionisti della sanità in questo modo che sono stati impegnati in prima linea durante i tremendi mesi del Covid. E assieme all'orgoglio e alla soddisfazione anche una riconoscenza doverosa, sentita, autentica nei confronti dell'istituzione, il Consiglio regionale, del suo presidente, il presidente Mazzeo, che ha voluto pensare a me, penso anche per complesso di una lunga attività, ma anche questi ultimi anni della pandemia di Covid ci hanno visto spesso insieme, hanno visto me insieme con le istituzioni interagire per cercare di ottenere risultati che poi si sono dimostrati tangibili e positivi. Manca poco più di un mese a Natale, si accendono già le luci nelle nostre città con due eccellenze che si mettono in vetrina anche qui a Firenze, a Palazzo del Pegaso. Sono Arezzo ed Empoli, sono le città del Natale. Ad Arezzo si punterà molto sull'arte e sui presepi. A Empoli, dove l'obiettivo è arrivare a 1 milione di visitatori, saranno luci e colori a catturare l'attenzione. Fin dalle prime settimane abbiamo le nostre strutture ricettive già sold out, questo comunque ci fa molto piacere perché dà una conferma di quella che è l'importanza che ha la città di Arezzo con la città del Natale in Italia, ma non solo. Quest'anno in modo particolare però l'amministrazione ha voluto porre un'attenzione a quella che è la crisi energetica che sta attraversando il nostro paese, quindi ha raggiunto un compromesso per quanto riguarda la spettacolarità e quindi la bellezza e l'unicità e la novità di queste nostre attrattive con un compromesso di una manifestazione più ecologica. Sappiamo la difficoltà delle famiglie in questo momento, una guerra che abbiamo alle porte, però un segnale che il Natale deve rimanere l'abbiamo voluto dare. Quindi per quanto riguarda il Comune abbiamo dato un contributo di circa il 30% perché il progetto possa essere realizzato, e abbiamo diverse novità e c'è molta curiosità sia da un punto di vista regionale ma anche da un punto di vista nazionale. Ad ogni presentazione è intervenuto il presidente Mazzeo, con lui c'erano anche i consiglieri delle città coinvolte nelle iniziative. Un'esperienza riuscita nell'arco del tempo che si sta consolidando, che cambia anche faccia rispetto ai vari momenti che viviamo nella nostra società. C'è il contributo dell'amministrazione comunale, della fondazione, di Ascom. È fondamentale fare squadra per far sì che eventi come la città del Natale possano avere lo stesso successo che hanno sempre avuto. Natale ad Empoli è ormai da qualche anno un evento importantissimo di carattere regionale e non solo, perché è diventato ormai anche un'offerta turistica che richiama persone da tutta Italia. È nato da una volontà di voler creare un momento di grande manifestazione, di grande spirito natalizio, che però anche portasse valorizzazione per il commercio e per la città di Empoli, e in questi anni questo è avvenuto in maniera eccezionale. La Commissione Europa in questi giorni è tornata a riunirsi esaminando gli esiti della conferenza delle regioni periferiche marittime e pianificando la sessione europea del Consiglio regionale nei prossimi mesi. Proprio all'Europa è dedicata in questo terzo weekend di novembre Machiavellerie a San Casciano Val di Pesa. L'intero festival, nella città in cui Machiavelli scrisse Il Principe, ruota intorno al focus Europa, identità plurali.
Noi oggi ci fermiamo qui, appuntamento a venerdì prossimo, 25 novembre, alle 21:15, come sempre dopo il nostro TG della sera.